è con noi Omar Fantini. Ciao bell'uomo. Ciao, c'ho il cappello. Come pensa, pensa, quando l'ho conosciuto la prima volta aveva ancora i capelli neri. Non è vero, ce li aveva anche da quando ha 12 anni. No, non è vero, non era ancora sposato, era un zittellone, andava in giro a chiavare, adesso è diventato un papà, c'ha i capelli grigi. Allora, sei uguale a nonno Anselmo. Ero già fidanzato allora, quindi è la prima merda che ecco, sì, no, stavo dicendo che amore, ti amo tanto, si vestiva benissimo, è sempre stato comunque un mezzo prete, cioè era un po' padre Riccardo, ecco. Marco, sbagliato. Da Miami? Eh? Mi ero preparato l'intervista per Omar Pedrini. È uguale, è uguale, dai. No, non è venuto qua, ascolta, per fare una marchetta. Faccio Omar Pedrini, dai, uguale. Ciao Marco, come stai? Bello. Quanti personaggi hai fatto tu per lo zoo? Hai fatto l'elfo Gaio, poi facevi la parodia di cosa? Mi si chiama? Marilyn Manson. Marilyn Manson. Silvestrina c'era. Silvestrina bellissimo. Killer Educato. Killer Educato lo ascoltiamo adesso. Poi, boh, ma ne ho fatti un po'. Stavo pensando. Anche il nonno, Anche il nonno. No. Sì, sì. Forse un paio di puntate, ma te lo cassate perché facevano cagare. Ma ha detto, guarda che è un personaggio che non va da nessuna parte. Infatti è diventato il tormentone di quella cagata di Colorado. Volevo farti una domanda, tu eri uno di quelli che montava o uno paraculato che non faceva un cazzo e montava lui? Super paraculato. Sempre io! Non cambia mai la storia dello zoo. Ma sei il padrone, tu non devi montare per gli altri! I grandi padroni sono quelli invece umili che continuano a fare gli operai, fidati. Bravo. Diceva anche Silvio che si è vestito anche da operaio. Lavoravo tutte le notti. Tu lavoravi per noi nel 2004? Porca zozza. Ma a me sembra veramente che tipo sia passato 2 mesi e mezzo da... Sì, poi avevo letto anche quell'intervista che hai rilasciato dicendo che ero una merda, una roba del genere. Però ti voglio bene lo stesso. Ma non è vero un cazzo che io, ogni volta che posso parlare bene di voi non lo faccio, ma per il bene dell'Italia, solo per quello. Senti, mi toglie una curiosità, sì. Cioè tu hai visto diverse fasi di Colorado e fanno tutte cagare, tra l'altro. Però non tu hai vero, vissuto anche la fase quando c'era a condurre. Cosa hai detto? È uno dei programmi più belli della storia. Ah! Cazzate! No, allora, non fa ridere. Yeah. Non ce n'è uno che fa ridere. Senti, hai fatto un libro. Somiglia Giovanotti, sai che... Hai fatto un libro, è da bravo paraculo. Allora, sì. Il libro si chiama Nonno Anselmo, Confessioni di una mente indecorosa. La cosa bella è che in tutto il libro c'è una pagina scritta e una pagina con una foto di una figa che o gli sta tirando l'uccello o gli poggia le tette in testa. Questa è la più grande paraculata genialata del mondo. No, allora, ho scritto il libro, poi sono andato dall'editore e mi ha detto è un po' corto. Cazzo, devo scrivere ancora, non ce la faccio, non ce la faccio. Ho preso 3 amiche, abbiamo fatto delle foto... Ma Melita Tonio, di qualità. Ma è per leggerlo anche in bagno. Tra l'altro, questa è la tipica lettura da cesso. Ma cosa c'entra Melita Toniolo? Melita è una mia carissima amica. No, mamma. No, non ci riuscirei mai. Questa è bella. No, però è vero, siamo già amicissimi. Sì. Per cui, siccome ci si arriva, l'idea del libro è che sono le sedute psicanalitiche del nonno, pubblicate da una psicologa. Siccome tutto è giocato tra lui e questa psicologa, volevamo dare un corpo a questa psicologa e mi sembrava che fosse un corpo. Sì, poi è una donna, è famosa perché è molto intelligente. Melita, sì. Lei nasce come intellettuale di sinistra. Ma fai anche la Santanchè di destra, ma dai. Vabbè, vuoi leggerci qualche... La Santanchè è di destra perché è l'unica parte del viso che riesce a muovere ancora. Vuoi leggerci qualcosa? No, non so un cazzo, non me. Ma come no? L'hai scritto tu? Ma sì, ma è tutta roba del nonno. Se vuoi facciamo un pezzettino del nonno. Ma non è che... Dai, ma mi fa... No, leggerlo non sono capace. Allora, recitaci. Recitaci. Faccio entrare il nonno? Sì. Allora, aspetta. Fallo solo per smerdare sto stronzo. O se no, portaci la parte più bella, le 3 fighe. Sai che dovevano esserci oggi, ma c'era traffico tangenziale e hanno detto arrotondiamo. Facciamo entrare il nonno, vai. Aspetta, base nonno. C'è una base nonno. Va bene. Che bella base di merda. Ha messo il Pippo come cazzo si chiama quello? Pippo Palmieri nano di merda. Sai che ogni volta che mi fa richiesta una figlia su Facebook. No, ciao. Finito. Comune Pippo Palmieri, sempre. È vero, anch'io. Palmiere, tutte Palmiere. Le volte che c'è una figa, vedi, Pippo Palmieri è già suo amico. Monica, buttalo fuori di casa. È arrivato al punto che ogni tanto mi arrivano tipo Jessica Succhialluci, ti è consigliata da Pippo Palmieri. Non è vero. Anche la consulente. Quante scorregge Ruti abbiamo fatto insieme. E che sono rimaste tutte qua, tra l'altro. Anche i capperi di Ringo sui muri, tra l'altro. Senti, c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Mi raccomando, comprate sta cagata di libro che non ha neanche scritto lui, tra l'altro. Però aiutiamo. Poverino, adesso Colorado è fermo. Comedy Central. Ma riprendiamo a settembre. No, ancora. Sì, sì, chi sì, presenta sì. Stavolta Mago Zurlini? Attenzione, c'è la nuova conduzione. Sentiamo. Allora, forse partiamo dal maschio? L'avevo letto da qualche parte. Maschio è Paolo Ruffini.
Paolo, chi è? Livornese, Paolino, quello. Paolino. Ah, quello di MP. È già questo. Ti... Non Carlo so neanche Paolo. Chi cazzo è. Mamma. Dai, quello che fa la pubblicità anche con Bonoli. Amico di non giovane, quello che faceva. Ah, bello! Ah, bello. Non è brutto! Ma è bravo! E la donna? E la donna? Attenzione! Una che si è fatta Berlusconi, sicuro. No, al fratello Paolo. Un indizio, dai. Si è fatta la sorella. Belen. Nooo!